Guerra significa morte. E l'uomo, nato per vivere, è giusto che la odi e ne abbia paura. Ragazzi, guardate cosa vi ho trovato, castagne. A me galla notte, se c'è. Buoni. Ma che vuole la padella con i busi? Ma come prendere la padella? E ci penso io la padella. Dammelo un altro. Ecco, acqua. Le faccio vedere io come si fa. Ora se fai faccio io i buchi. Le vedo. A cecchini zozzi, sbucioni, ci abbiate mai, cogliete questa se siete buoni. Questi sono matti, oh. Tu resta lì per il contatto. Dai! Pronto? Le prende Franz Kroeger, via da infanterie regiment. Uè, ma che cos'è che dice? Non si capisce niente qui. E restiamo a parare. Ich verstehe nicht. Ma che cosa fate? C'è un tedesco qui! Ma dov'è che ti sei attaccato, bestia? E me sono investato. Che ne sei talmente tanti di Giovanni? Cosa c'entra questo? Che ne so? Il maggiore è morto, signor generale. Signor sì. Il ponte? È nelle nostre mani, signor generale. Completamente distrutto. In questa immane tragedia, dramma e commedia si alternano, come sempre nella vita. Hai capito? Oi! Gli occhi! Aios! Ci vediamo! Stai comodo! Frum frum! Eccolo! Eccolo! Le strade dell'eroismo sono infinite e anche i codardi e i paurosi possono trovare una morte gloriosa. Oh, a coso? A che sta scritto? Fottutissima miseria, che sisteme sono questi? Oh, dai, romano, star mica a metterla giù così dura. Qual è romano? Da provincia di Catania sono. Va bene, romano, no? Da Parma in giù, tutti romani. E camoristi anche. Che stanno facendo? Un punto di barche per i rinforzi a... Ponte di barche? Giovanni, fammi vedere pure... Cosa vuoi? Dai, forse, guarda, no, nano? Ciappa! Silvana Mangano, Alberto Sordi e Vittorio Gassman, Folco Lulli e Achille Compagnoni, Bernard Blier, Romolo Valli e Mario Valdemarin, Vittorio Sanipoli, Livio Lorenzon e Tiberio Mitri, Nicola Rigliano e Tiberio Murgia, Elsa Bazzoler, Gerard Herter, Carlo D'Angelo, Geronimo Menier e migliaia di autentici fanti d'Italia sono i protagonisti di questo film che divise gli italiani in due schiere prima ancora d'essere realizzato e che li riunì dopo il grandioso successo alla Mostra Cinematografica di Venezia.